Cari amici, continuiamo la nostra lettura del libro del Cardinale Sarà, La forza del silenzio. Domanda: come si può definire il silenzio nella sua accezione più semplice, cioè il silenzio della vita quotidiana? Secondo il vocabolario, il silenzio è l'atteggiamento di chi resta senza parlare. Designa l'assenza di rumore, di agitazione, lo stato di un luogo in cui non si percepisce alcun suono. Il silenzio non si può definire in altro modo se non con la sua negazione. L'assenza di parola, di rumore, di suono è sempre silenzio. Allo stesso modo, non è paradossale cercare di parlare del silenzio nella vita quotidiana? Risposta. Il silenzio non è un'assenza, al contrario è la manifestazione di una presenza più intensa di qualsiasi altra presenza. Il discredito gettato sul silenzio della società moderna è il sintomo di una malattia grave e inquietante. Le vere domande della vita si pongono nel silenzio. Il nostro sangue scorre nelle nostre vene senza fare alcun rumore. E non riusciamo a sentire i battiti del nostro cuore se non nel silenzio. Il 4 luglio 2010, nell'omelia per l'ottavo centenario della nascita di Papa Celestino V, Benedetto XVI ha insistito con forza sul fatto che noi viviamo in una società in cui ogni spazio, ogni momento sembra debba essere riempito da iniziative, da attività, da suoni. Spesso non c'è il tempo neppure per ascoltare, per dialogare. Cari fratelli e sorelle, non abbiamo paura di fare silenzio fuori e dentro di noi se vogliamo essere capaci non solo di percepire la voce di Dio, ma anche la voce di chi ci sta accanto, la voce degli altri. Benedetto XVI e San Giovanni Paolo II hanno spesso attribuito al silenzio un valore positivo. In effetti, se è associato alla solitudine del deserto, il silenzio non è affatto ripiegato su di sé, vuoto o mutismo, così come la vera parola non è semplice chiacchiera, ma la condizione per essere presenti a Dio, al prossimo e a se stesso. Come si può comprendere il silenzio esteriore? Dio è l'amico del silenzio. Guarda le stelle, la luna e il sole. E come si muovono silenziosamente, disse poeticamente Santa Teresa di Calcutta nel suo discorso alla consegna del premio Nobel per la pace a Oslo nel 1979. Per comprendere la preziosità del silenzio nella vita quotidiana, è eloquente l'episodio della visita di Gesù da Marta e Maria, raccontato da San Luca. Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose. Gesù non rimprovera a Marta la sua attività in cucina, era pur necessario che lei preparasse il pasto, ma il suo atteggiamento interiore di dissipazione, manifestato dalla sua irritazione nei confronti di sua sorella. Fin da Origene, scrittore cristiano del secondo-terzo secolo d.C., alcuni commentatori hanno avuto la tendenza di inasprire il contrasto tra le due donne, al punto di vedervi rispettivamente la figura di una vita attiva troppo dispersiva e quella della vita contemplativa vissuta nel silenzio, nell'ascolto e nella preghiera interiore. In realtà Gesù sembra indicare i contorni di una pedagogia spirituale. Noi dobbiamo sempre vigilare per essere Maria prima di diventare Marta, altrimenti rischiamo di impantanarci in un attivismo e una agitazione le cui conseguenze sgradevoli affiorano chiaramente nel brano evangelico. Il panico, la paura di dover lavorare da soli, l'atteggiamento interiore dissipato, l'irritazione di Marta nei confronti di sua sorella, la sensazione che Dio ci lasci soli senza intervenire in modo efficace. Così, rivolgendosi a Marta, Gesù dice:
Maria ha scelto la parte migliore. Le ricorda l'importanza di mantenersi quieto e sereno per rimanere in ascolto del proprio cuore. Con tenerezza Cristo la invita a fermarsi per ritornare al suo cuore, luogo della vera accoglienza e dimora della tenerezza silenziosa di Dio, da cui l'attività alla quale si era dedicata in modo rumoroso l'aveva distolta. Ogni attività deve essere preceduta da una intensa vita di preghiera, di contemplazione, di ricerca e di ascolto della volontà di Dio. Più siamo rivestiti di gloria e di onore, più siamo elevati in dignità, più siamo investiti di responsabilità pubbliche, di prestigio e di incarichi nel mondo, come laici, sacerdoti o vescovi, e più dobbiamo progredire nell'umiltà e coltivare con cura la dimensione sacra della nostra vita interiore, cercando costantemente di vedere il volto di Dio nella preghiera, nell'orazione, nella contemplazione e nell'ascesi. Può succedere che un sacerdote buono e pio, una volta elevato alla dignità episcopale, cada rapidamente nella mediocrità e nella preoccupazione di avere successo negli affari del mondo. Sopraffatto dalla funzione di cui è investito, agitato dal pensiero di apparire, preoccupato del proprio potere, della propria autorità e dai bisogni materiali del suo incarico, rimane progressivamente senza fiato. Manifesta nel suo essere e nelle sue opere una volontà di promozione, un desiderio di prestigio e una degradazione spirituale. Finisce per nuocere a se stesso e a gregge di cui lo Spirito Santo lo ha stabilito custode per pascere la Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Corriamo tutti il pericolo di essere monopolizzati dagli affari e dalle preoccupazioni del mondo, se trascuriamo la vita interiore, la preghiera, l'orazione, lo stare ogni giorno faccia a faccia con Dio, l'ascesi necessaria a ogni contemplativo e a ogni persona che vuole vedere l'Eterno e vivere con Lui. In una lettera a Rodolfo il Verde, commentando San Luca, San Bruno scrive con la delicatezza che lo caratterizza: quanto utilità e gioia divina rechino la solitudine e il silenzio dell'eremo a coloro che li amano, lo sanno solamente quelli che ne hanno fatto esperienza. Qui, infatti, agli uomini forti è consentito raccogliersi quanto desiderano e restare con se stessi, coltivare assiduamente i germogli delle virtù e nutrirsi felicemente dei frutti del paradiso. Qui si conquista quell'occhio il cui sereno sguardo ferisce d'amore lo sposo e per mezzo della cui trasparenza e purezza si vede Dio. Qui si pratica un ozio laborioso e si riposa in una azione quieta. Qui, per la fatica del combattimento, Dio dona ai suoi atleti la ricompensa desiderata, cioè la pace che il mondo ignora e la gioia dello Spirito Santo. Questa è quella parte migliore che Maria ha scelto e che non le sarà tolta. Magari, fratello mio carissimo, tu la amassi sopra ogni altra cosa, sicché, riscaldato dai suoi abbracci, tu potessi ardere di amore divino. Se anche una sola volta il suo amore si stabilisse nel tuo cuore, subito quella seducente, carezzevole ingannatrice che è la gloria del mondo sarebbe per te degna di disprezzo. E le ricchezze che tanto inquietano e sono tanto pesanti per l'animo, facilmente le respingeresti. Che cosa infatti vi è di più perverso, di opposto alla ragione, alla giustizia e alla natura stessa dell'amare più la creatura che il creatore, del ricercare più il perituro che l'eterno, più il terreno che il celeste? Non ti lasciare allontanare dalla divina carità,
che tanto più è giusta quanto più è anche utile. E poi, che cosa è tanto giusto e tanto utile? E che cosa così insito e conveniente alla natura umana quanto l'amare il bene? E che cosa l'altro è tanto bene quanto Dio? Anzi, che cosa altro è bene se non solo Dio? Perciò l'anima santa, che di questo bene in parte percepisce l'incomparabile dignità, splendore e bellezza, accesa dalla fiamma d'amore, dice: l'anima mia ha sete del Dio forte e vivo. Quando verrò e mi presenterò davanti al volto di Dio? È il desiderio di vedere Dio che ci spinge ad amare la solitudine e il silenzio, poiché è nel silenzio che abita Dio. Egli si ammanta di silenzio. In ogni epoca questa esperienza di una vita interiore e di un amore vissuto nell'intimità con Dio rimane insostituibile per trovare la vera felicità. È importante fare silenzio ogni giorno per determinare i contorni della nostra prossima attività. La vita contemplativa non è l'unica condizione in cui l'uomo si debba sforzare di lasciare il proprio cuore nel silenzio. Nella vita quotidiana, profana, civile o religiosa, il silenzio esteriore è necessario. Thomas Merton scrive nel suo libro Il segno di Giona: la sua necessità è particolarmente evidente in questo mondo, in cui c'è tanto rumore e tante parole insulse. Il silenzio è necessario per denunciare e riparare la distruzione e i danni provocati dal peccato del rumore. Certo, il silenzio non è una virtù, né il rumore un peccato, ma il tumulto, la confusione e il rumore continuo che regnano nella società moderna sono l'espressione dei suoi peccati più gravi, della sua impietà, delle sue orge e delle sue depravazioni morali, della sua arroganza di fronte all'Eterno, della sua disperazione. Un mondo fatto di propaganda, di litigi infiniti, di offese, di critiche o semplicemente di chiacchiere, è un mondo nel quale la vita non vale la pena di essere vissuta. I cattolici che si associano a questo genere di rumore, che penetrano nella Babele delle voci, in certa misura si costringono all'esilio della città di Dio. La messa diventa un baccano confuso, la preghiera un rumore esteriore o interiore, la ripetizione frettolosa e meccanica del rosario. L'ufficio divino recitato senza raccoglimento, senza entusiasmo né fervore, oppure in maniera irregolare e sporadica, rende tiepido il cuore e uccide la verginità del nostro amore per Dio. Progressivamente il nostro ministero sacerdotale può diventare come il lavoro di uno che scava pozzi d'acqua morta. Vivendo in un mondo pieno di rumore e di superficialità, provochiamo la delusione di Dio e non possiamo non sentire la tristezza e i lamenti del suo cuore. Così parla Yahweh: mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto. Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo: ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, e si è scavato cisterne, cisterne piene di crepe che non trattengono l'acqua. Thomas Merton continua: anche se è vero che dovremmo saper sopportare il rumore e custodire la nostra vita interiore, in via d'eccezione anche nel mezzo dell'agitazione, non è meno vero che è un abuso il fatto di rassegnarsi a vivere in una comunità perpetuamente sovraccarica di attività e affogata nel rumore delle macchine, della pubblicità, della radio e della televisione che chiacchierano senza sosta. Che fare? Coloro che amano Dio devono cercare di preservare o di creare l'atmosfera in cui potranno trovarlo. I cristiani dovrebbero avere delle famiglie calme,
perché il loro corpo, così come la loro casa, è un tempio di Dio. Eliminate, se necessario, la televisione. Non dico tutti, ma coloro che prendono seriamente questo genere di cose. Coloro che si sono abituati al silenzio cerchino la compagnia di chi ha gli stessi gusti, in modo da aiutarsi a fare regnare il silenzio e la pace. Bisogna abituare i nostri bambini a non urlare troppo. I bambini sono per natura silenziosi se li si lascia in pace. Poiché se li si stuzzica fin dalla culla, diventeranno cittadini di uno stato in cui tutti urlano. Procurate alle persone degli ambiti dove possono ritirarsi per essere tranquille, per distendere lo spirito e il cuore alla presenza di Dio. Nelle cappelle in campagna o in città, nelle sale di lettura, degli eremitaggi. Delle case in cui poter fare un ritiro senza il continuo ripetersi rumoroso di esercizi. Si urla persino le preghiere della Via Crucis. Si urla come la folla eccitata ed empia di Gerusalemme, avvelenata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo, mentre stiamo in realtà celebrando il mistero della morte di Cristo per i nostri peccati. Il famoso trappista conclude quindi: per molti sarebbe dare prova di una grande rinuncia e di una bella disciplina abbandonare queste fonti di rumore. Comprendono di avere bisogno di silenzio, ma non osano per paura di chi gli sta intorno. La società moderna non può più fare a meno della dittatura del rumore. Ci culla nell'illusione di una democrazia di cianfrusaglie, mentre ci strappa la libertà con la sottile violenza del demonio, padre della menzogna. Ma Gesù ci ripete: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Il silenzio interiore è la fine dei giudizi, delle passioni e dei desideri. Quando avremo acquisito il silenzio interiore, potremo portarlo con noi nel mondo e pregare dovunque. Ma come l'ascesi interiore non si può ottenere senza le mortificazioni concrete, è assurdo parlare di silenzio interiore senza il silenzio esteriore. Il silenzio ha le sue esigenze per ciascuno di noi. L'uomo riesce a dominare il tempo dell'azione solo se sa entrare nel silenzio. La vita di silenzio deve saper precedere la vita attiva. Il silenzio della vita quotidiana è una condizione indispensabile per vivere con gli altri. Senza la capacità del silenzio, l'uomo non è capace di ascoltare coloro che gli stanno vicini, non è capace di amarli e di comprenderli. La carità nasce dal silenzio, procede da un cuore silenzioso, capace di ascoltare, di comprendere e di accogliere. Il silenzio è la condizione dell'alterità ed è una necessità se si vuole comprendere se stessi. Senza silenzio non c'è riposo, né serenità, né vita interiore e pace. Il silenzio e la pace vanno di pari passo. Nel rumore della vita quotidiana c'è sempre una certa agitazione che si risveglia nell'uomo. Il rumore non è mai sereno e non conduce mai alla comprensione dell'altro. Quanto aveva ragione Pascal di scrivere nei suoi pensieri? Tutta l'infelicità dell'uomo deriva dalla sua incapacità di starsene nella sua stanza da solo. Sul mero piano fisico l'uomo non può trovare riposo che nel silenzio. Le più belle cose della vita avvengono nel silenzio. Possiamo leggere o scrivere grazie al silenzio. Come si può immaginare un solo istante una vita di preghiera senza il silenzio? Oggi, in un mondo ultratecnologico e indaffarato, come si fa a trovare il silenzio? Il rumore stanca e abbiamo la sensazione che il silenzio sia diventato un'oasi irraggiungibile.
Quante persone sono obbligate a lavorare in una agitazione che li angoscia e le disumanizza? Le città sono diventate fornaci ardenti, in cui neanche la notte è risparmiata dalle aggressioni sonore. Senza rumore, l'uomo postmoderno cade in una inquietudine sorda e lancinante. È abituato ad un rumore di fondo permanente, che lo rende malato e lo rassicura. Senza rumore l'uomo è febbricitante, febbrile, perduto. Il rumore lo rende sicuro, come una droga da cui è diventato dipendente. Assomigliando ad una festa, il rumore è un vortice che impedisce di guardarsi dentro. L'agitazione diventa un tranquillante, un sedativo, una siringa di morfina, una specie di sogno, di onirismo senza consistenza. Ma questo rumore è una medicina pericolosa ed illusoria, una menzogna diabolica, che permette all'uomo di scappare senza confrontarsi con il proprio vuoto interiore. Il risveglio non può che essere brutale. L'umanità deve entrare in una forma di resistenza. Che diventerà il nostro mondo se rinuncia a cercare spazi di silenzio? La pace interiore e l'armonia non possono derivare che dal silenzio. Senza di esso la vita non esiste. I più grandi misteri del mondo nascono e si sviluppano nel silenzio. Come fa la natura a crescere? Nel più grande silenzio. Un albero spunta nel silenzio e ancora prima le sorgenti d'acqua scorrono nel silenzio della terra. Il sole che si innalza sulla terra ci riscalda, scintillante e grandioso nel silenzio. Ciò che è straordinario è sempre silenzioso. Nel grembo di sua madre il bambino cresce in silenzio. Quando un neonato cresce nella sua culla, ai suoi genitori piace rimanergli accanto, vegliandolo in silenzio per non svegliarlo. Questo spettacolo non lo si può contemplare che in silenzio, stupefatti di fronte al mistero dell'uomo nella sua purezza originale. Le meraviglie della creazione sono silenziose e non possiamo ammirarle che nel silenzio. Anche l'arte è frutto del silenzio. Come sarebbe possibile senza silenzio contemplare un quadro o una scultura, la bellezza di un colore o l'esattezza di una forma? La grande musica si ascolta in silenzio. Lo stupore e l'ammirazione e il silenzio si richiamano l'un l'altro. La musica volgare e senza buon gusto si suona nel brusio, in mezzo alle urla e al baccano, un'agitazione diabolica ed estenuante. Questo tipo di musica in realtà non si ascolta affatto. Rende l'uomo sordo, lo rende ebro di vuoto, di confusione e di disperazione. Non si possono provare gli stessi sentimenti, la stessa purezza, la stessa eleganza, la stessa elevazione dello spirito dell'anima di quando ascoltiamo in silenzio Mozart, Berlioz, Beethoven o un canto gregoriano. L'uomo entra in quel caso in una dimensione sacra, in una liturgia celeste, sulla soglia della purezza stessa. Qui la musica, grazie al suo carattere espressivo, grazie alla sua capacità di convertire le anime, a vibrare il cuore dell'uomo all'unisono con quello di Dio. Qui la musica ritrova la sacralità della sua origine divina. I sentimenti che emergono da un cuore silenzioso si esprimono nell'armonia e nel silenzio. Le grandi cose dell'esistenza umana si vivono nel silenzio, sotto lo sguardo di Dio. Il silenzio è la più grande libertà dell'uomo. Nessuna dittatura, nessuna guerra, nessuna barbarie può privarci di questo tesoro divino. Il silenzio, ci ha detto il cardinale Sarà, non è un'assenza, al contrario, è la manifestazione di una presenza più intensa di qualsiasi altra presenza. Il discredito gettato sul silenzio della società moderna
è il sintomo di una malattia grave e inquietante. Le vere domande della vita si pongono nel silenzio. Per questo abbiamo bisogno di avere il silenzio dentro di noi, per poi offrirlo agli altri. E questa è una particolare forma di carità che non soffoca l'altro di parole, ma gli offre un terreno di crescita e di espressione. Come fa una mamma con il suo piccolo dentro la culla che dorme. Lei lo ama con tutto il suo essere, ma non lo sveglia per farglielo vedere. Glielo offre in silenzio, sussurrando solo brevi, tenere e dolci parole nel suo intimo, così come faceva quando era nel suo grembo silenzioso. Ascoltiamo quanto dice Alda Merini, poetessa milanese, morta un po' di anni fa, in una sua poesia dal titolo Ho bisogno del silenzio. Ho bisogno di silenzio, come te che leggi col pensiero, non ad alta voce. Il suono della mia stessa voce adesso sarebbe rumore, non parole, ma solo rumore fastidioso che mi distrae dal pensare. Ho bisogno di silenzio. Esco e per la strada le solite persone che conoscono la pia parlantina, disorientate dal mio rapido buongiorno, chissà, forse pensano che ho fretta. Invece ho solo bisogno di silenzio. Tanto ho parlato, troppo. È arrivato il tempo di tacere, di raccogliere i pensieri, allegri, tristi, dolci, amari. Ce ne sono tanti dentro ognuno di noi. Gli amici veri, pochi, uno, sanno ascoltare anche il silenzio, sanno aspettare, capire. Chi di parole da me ne ha avute tante e non ne vuole più, ha bisogno come me di silenzio. Cari amici, grazie dell'ascolto e buona e silenziosa notte.